Ciao ragazzi, come potete ben notare oggi sono assieme alla mia amica Giulia del canale Pink Lady 97. Ovviamente vi lascio il link del suo canale giù nell'info box per fare una specie di pamper routine a casa. In occasione del Cosmo Prof ne abbiamo approfittato per passare un po' di tempo assieme e visto che eravamo in condizioni oscene quel giorno, abbiamo deciso di rilassarci un po' come fanno delle vere amiche una volta che si incontrano. Per prima cosa andiamo a rimuovere gli eccessi di make-up rimasti sul viso con l'Advanced Night Micro Cleansing Balm di Estée Lauder, che mi è stato gentilmente offerto dall'azienda Octoly e appunto da Estée Lauder, i quali ringrazio tantissimo perché è un prodotto fantastico. È uno struccante solido e basterà solamente prelevarlo dal barattolino stesso con le mani e applicarlo direttamente sul viso. Una volta fatto ciò, ovviamente vado a risciacquare il tutto. Passiamo poi a detergere per bene il viso, utilizziamo la Double Bubble Purifying Mask di Clinique, anch'essa la applichiamo su tutto il viso e la lasciamo agire per qualche secondo. Non appena sentirete la maschera trasformarsi in bolle, in questo caso Giulia è rimasta piacevolmente colpita, basterà andare a toglierla. Se mi riuscisse magari aprire la black mask, forse potrei andare ad applicarla. Comunque, nel mio caso, vado ad applicare questa qua della faccina che mi ha fatto provare Giulia e la vado ad applicare, nel mio caso, solo nella zona del naso, che è la zona un pochino più critica. E poi, ovviamente, aspetto all'incirca 5 minuti. E vado a rimuoverla, forse avrei dovuto aspettare un po' di più, sì, dai, altri 5 minuti e sarebbe stato meglio. Un epic fail ben riuscito all'interno del video comunque. Adesso applichiamo il tonico, in questo caso abbiamo utilizzato quello lenitivo per pelli sensibili dell'Himalaya, visto che io e Giulia soffriamo molto di pelle sensibile. Questo è super rinfrescante, dà una botta assurda di vitalità. È arrivato il momento fatidico della scelta delle fasce per i capelli prima di applicare la maschera. Io sono sempre la solita indecisa. Alla fine le ho provate entrambe, però la scelta è ricaduta su quella fucsia. Eccoci, maschera time, ovviamente in tessuto. E invece di stare a rilassarci come fanno le persone normali durante una maschera, con noi è successo questo. Te non hai gli occhi. Io non ho gli occhi. In che senso non ho gli occhi? Poi ho inguagliato una gozzata di sapone. Guardate che io, cioè non inguaglio sapone. Scattiamoci qualche selfie, ma adesso preparate i fazzoletti per lacrimare dalle risate insieme a noi. Bene, dopo aver riso mezz'ora per la scena, vi giuro ragazzi, ogni volta che la riguardo mi piscio addosso dalle risate. Comunque è l'ora di togliere la maschera che abbiamo tenuto anche fin troppo. Ultimi passaggi per una skincare perfetta, crema super nutriente. Quella che abbiamo utilizzato noi è quella energizzante, sempre dell'Himalaya. Buonissima davvero, non l'avevo mai provata, ma mi è piaciuta un sacco. E infine applichiamo i balsami per labbra. Parlo al plurale perché eravamo incuriosite da entrambi i balsami labbra di ognuna di noi. E niente ragazze, speriamo di avervi fatto strappare un sorriso. Noi ci siamo divertiti un sacco. Vi consiglio adesso di andare sul canale di Giulio e guardare il suo video dove ci sono anche io. Noi vi mandiamo un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video.